Ciao Pietruccose e Pietruccosi, inauguriamo una nuova rubrica per il canale nella quale vi farò vedere in tutorial molto veloci, di circa 2 minuti, come realizzare delle acconciature. Mi farà da modella Pupa, per chi non la conoscesse ve la presento, ve l'ho fatta vedere in anteprima in un unboxing su Instagram e all'interno di questo unboxing mi avete aiutato voi a scegliere il nome da darle. Sui miei stessi capelli realizzare dei tutorial non è particolarmente semplice, soprattutto se devo riprendermi da sola, quindi spesso non risulta chiaro quello che sto facendo nei vari passaggi. Ecco perché ho deciso di avvalermi di lei. Quando mi sarà possibile allegherò al video delle piccole clip oppure delle fotografie della stessa acconciatura per come viene sui miei capelli, in modo tale da poter fare un confronto. Iniziamo subito con la treccia francese. Pettino bene i capelli all'indietro, seleziono una piccola ciocca dalla parte centrale della testa nella zona alta, aiutandomi con la punta del pettine, dopodiché seleziono 3 ciocche da questa ciocca. Faccio passare la prima ciocca da sinistra verso il centro, la prima ciocca da destra verso il centro. Proseguo in questa maniera, continuando con la base della treccia, aggiungendone via via delle piccole sezioni partendo dal viso verso il centro della testa. Quindi ciocca di destra e aggiungo una sezione trasversale. Continuo così fin quando non avrò terminato i capelli attaccati alla testa. Quando sarò giunta alla nuca e quindi avrò terminato tutti i capelli attaccati alla testa, potrò proseguire con una treccia classica. Quindi continuerò facendo passare verso il centro le varie ciocche da sinistra e da destra fino alla fine. Poi chiudo con un elastico.